Ed eccoci qui nella ridente cittadina di Pago, conosciuta in tutto il mondo. Questo è il giardinetto dietro casa. E qui, oh, c'è Puffic. Oh, ecco, quello è Puffic, guardate, il mio cane. Lo vedete, ho ingrandito al massimo, eccolo qui. Come si vede brutto ingrandito, speriamo che dopo nel video si vede meglio. E comunque, come promesso dall'ultimo video, ecco che vi faccio vedere il presepe di giorno. Carino, eh? Eh sì, ma vicino lo vedete meglio, un attimo. Intanto ve lo faccio vedere in panoramica. Ecco sì, l'ho inquadrato tutto. Stradina fatta con la sabbia. Una particolarità. All'inizio avevo pensato di proporre a papà di mettere questa stella mobile. Cioè di mettere un filo che da qui arrivava fino a quell'albero lì e da lì far pian piano scivolare la stella giorno per giorno fino a farla arrivare il 24 qua sopra. Però vabbè, era un po' troppo strano, insomma. Alla fine è stato meglio metterla così. Se ne sta buona qui tranquilla. E qui abbiamo messo le statuine della Trinità con Gesù, Giuseppe e Maria, il bue e l'asinello, o Don Camillo e Peppone se preferite. Si vedono un po' meglio. Ecco, faccio rivedere, qui si vede meglio, la ferita che si è riportato questo dopo la decapitazione e il mio goffo tentativo di ricomporlo. Però vabbè, poteva pure non sbattere la testa, poteva fare attenzione, no? Ed ecco come avevo detto prima, solo che col buio non si vedeva niente. Qui abbiamo i re magi e dietro altri re magi. Noi siamo gli unici ad avere un presepe con sei re magi. Quindi oltre Melchiorre, Baldassarre e quell'altro non mi ricordo mai come si chiama, ce ne sono altri. Baldassarrino, Melchiorrino. Sono in miniatura, insomma. Vabbè, non è che potevamo prenderle tutte grandi, costano un botto così grosse. E così abbiamo messo anche quelle più piccoline. Comunque questo è il presepe. Carino, no? Ora facciamo un breve stacchetto e vediamo dov'è Puffic. Ah, eccolo là sopra. Lo vedete? Vabbè, ora mi avvicino. E così per far durare un pochino di più il video. Aspetta, ora faccio vedere anche il presepe dall'alto, eh. Ed ecco qua il mio cane. Ciao Puffic, vuoi dire qualcosa ai tuoi fan? Niente? Cucciolo, vieni qua, sei timido, eh? Sei timido, bello de cane. Bau bau. Bene, ecco il presepe visto dall'alto. Si vede in cacchio, però. Devo scendere un po' più. Oddio, scivolo, scivolo, scivolo. Sono scivolato. Ok. In questo sacco non c'è un cadavere, ci stanno le prese e la prolunga, che mo che farà ancora più freddo, insomma, meglio che sta coperto. Qui siamo sopra il presepe, sopra e dietro anche. Ed eccolo qui. Beh, questo è tutto. Che altro volete? Scusate, eh. Vi devo far vedere un presepe, mica altro. Oh, che cazzo. Ah, sto per cadere e tu scappi, eh. Sei un codardo, Pufichetto. Vieni qui, se ti acchiappo. Vieni qui. Vieni qui che se ti acchiappo. Va bene, chiudiamolo in bellezza questo video con un bel lancio di rametto per il nostro Pufichetto. Frena con le chiappe. Va bene, con questo video chiudo. Questa legna papà la sta spaccando a mano, con una mano sola, giuro, perché l'altra è fasciata. Vabbè. Chiudo così il video e ci vediamo alla prossima.